Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Renato, non ti preoccupare, noi qui tre siamo e cose mirabolanti possiamo fare. Siamo i padroni del mondo, capisci? Del mondo! Si bacia il castello del marchese di Mondello. Uno passa dall'ortone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, questi rubano i tesori e ce ne andiamo! Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Ai, ai, ai. Aspetta.
E uscirò. Anzi, uscirà lui. Rodolfo Valentino. In carne e ossa e basetta. Davvero? Io ne parlo così perché sono lui. Anzi, ero lui. Sì, perché io sono rimasto lo stesso uomo che sbarcò in America 13 anni fa. Rodolfo Guglielmi, il figlio di un veterinario di Castellaneta. Ma lui? No. Lui ha fatto carriera. Si è cambiato il nome. Guglielmi non gli bastava più, è diventato Valentino. Lo sceicco. L'idolo delle donne. Ma figuratevi, io ero venuto in America per fare il giardiniere. Avevo promesso a mia madre un pezzo di terra in California. Una casa. E magari un vigneto. Il 23 dicembre del 1913, dal molo B del porto di New York, dalla nave Cleveland, sbarcò un gruppo di migranti che venivano dal sud. Tra gli emigranti c'era un certo Rodolfo Guglielmi, nato a Castellaneta, laggiù mordeva il freno, ma un giorno si imbarcò verso New York. Certo, è vero, ma un giardiniere qui cosa ci fa? Cemento armato di qua, cemento armato di là. Sotto al tetto, magari
fa la cresta sulla spesa, ma poi ti dà un bacetto, e il bacio coniugale è sempre un'anticamera amorosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. Una donna che sparecchi, ma lascia il boccaletto accanto a due bicchieri per farsi assieme l'ultimo goccetto che scaccia i pensieri, perché si bevi solo è come si bevessi acqua acetosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. Già. Caio quasi quasi me la squaglio, più rumori soffocchio. Senti qualche teschio padre, dei bilanci di una solo io. E tanto io canto, c'è prova meno canto, qui metteremo tutta quanta l'ossatura, perché io c'ho paura. C'hai paura come un pollo quando sente che è Natale. C'hai paura come il sale quando sta per casca a mollo. C'hai paura come il fiero quando sta arrivare il cavallo. Come il re del Portogallo quando vede il saraceno. C'hai paura come un dente quando sta arrivare il dottore. C'ho paura, brava gente, sono invasato dal terrore. E tanto io canto, ma che cavolo me canto, le salute me ne torno in sepoltura. Sopporto te paura, ciao! Fiorire quella rosa nel mio giardino. Mi chiamo Mabel Thomas. All'epoca avevo una casa a New York, 12 anni di meno e tutto il resto. Sì, devo ammettere che lo guardavo molto spesso. Mi guardava perché non si fidava. Un italiano dentro casa. Il signor Thomas, mio marito, viaggiava molto per commercio. Era sempre in giro per i 48 stati e tutto il resto. E io mi chiedevo, chissà cosa penserà quando tornando a casa vedrà il giardino fiorito. Penso, cosa ci fa questo portoricano in casa mia? E non ci provai neanche a spiegargli che ero italiano. Avrei peggiorato le cose. Mi cacciò fuori e persi il posto. Ti cacciò perché aveva capito? Ma capito cosa? Che mi facevi la corte e tutto il resto, no? Ma quale resto? Io lavoravo e basta. Già, lavorava e cantava. Amore, 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 un bel giorno verrà. Salate cavalli, andiamo a bagheria. Hanno requisito cane e contadine, cose importanti ci aspettano. Forza! Subito, Rinaldo, subito! E cosa credi di risolvere fuggendo? Non ti libererai di me. Io ti seguirò a bagheria ovunque tu voglia andare, finché tu e i tuoi uomini non sarete degni di servire l'Italia. L'Italia? E chi la conosce l'Italia? Io so soltanto che uomini venuti dal mare scesi su questa terra soltanto per conquista robberia vennero. E poi pure pezzenti sono, senza né armi né difesa, ma va! Sono eroi, ma che vuoi saperne tu, brigante senza patria? Addio! Signori, scusate, non vi ho dimenticato. Prego, vi siete divertiti, ho interrotto qualcosa? Allora possiamo andare, andiamo. L'applauso l'avete già fatto, dai, un altro applauso, signori.